Capitolo 2. Di nuovo l'incubo. Disegna. Disegna. Mi sa che questo è l'incubo. Lucy. Lucy, qualcuno mi sta chiamando. Alzati. È quello che ha disegnato? Non riesco a sentire. Avvicinati. Devi proprio. Lucy, aiutami. Avvicinati. Questa è la mano di Lucy. Avvicinati. Dobbiamo proprio. Non toccare. Lucy. Non voltarti. Ma dobbiamo proprio. Non mi sono presa paura per niente. Tutto ok? È ricco di emozioni questo gioco. Un altro incubo. Ah già, oggi è la notte. Si fanno solo brutti sogni. Uffa. Forse dovrei raccontare il mio sogno a Sunny. Lei mi racconta sempre i suoi. Che bello che la cassettiera sembra che abbia una faccia. Con il sorriso. Sento un buon profumino venire da sotto. Colazione! Bene, hai permesso di restare così per sempre. Ci vestiamo? Mi vesto dopo. Ho fame! Ci sta? Va bene. Ah, Lucy! Sei pronta per andare, tesoro? Dove? Ma non sei ancora vestita? Dai, ci sono un sacco di preparativi da fare per l'evento di oggi. Fila di sopra e preparati. Me ne ero dimenticata. Oggi c'è la festa del raccolto. Ma dai, piccola peste, non ho voglia di giocare con te ora. Aspetta un attimo. Qui c'è una fionda. La fionda che mi ha regalato papà. L'elastico si è rotto e non l'ho più usata. Mi aveva detto che l'avrebbe aggiustata. Fionda rotta. Tesoro, ti ho preparato una lista con le cose da prendere. Come prima cosa, passa dal fornaio. Sai, ultimamente è un po' distratto. Non vorrei si fosse dimenticato di mettermi da parte il pane. Oh, facciamo la spesa. Vediamo un po'. Pane, farina,
funghi, verdure, acqua. Ok. Mamma, facciamo la carne anche quest'anno? Cielo, no! Abbiamo dovuto tenere le finestre aperte una settimana per colpa dell'odore di fumo. Ah, me lo ricordo. A colazione, passerotti dappertutto. Questa volta ho convinto tuo padre a fare qualcosa di meno impegnativo. Quindi quest'anno niente passerotti. Direi proprio di no. Peccato. Ciao Sunny! Ciao Lucy! Sei libera? Devo fare un po' di commissioni per mamma. Mi fai compagnia? Oh, verrei volentieri Lucy, ma sto aspettando il falegname. Devo ritirare un lavoro per mamma. Per la mamma. Ah, va bene. Mi sembra un po' giù di corda. Ehi, tutto bene? No, per niente. Anzi, sono un po' preoccupata. Red e gli altri si stanno cacciando nei guai, ne sono sicura. Che cosa si sono inventati questa volta? Non lo so di preciso. Sono tutti nascosti dietro al granaio e non mi fanno passare. Pensano che farei la spia. Eh sì, se si stessero mettendo in pericolo, lo farei di sicuro. C'è di mezzo Red e lui crea sempre problemi. Mamma mormora spesso che a far così i mostri se lo porteranno via. Metterà in pericolo tutti e io non voglio. L'hai già detto a qualcuno? No, non sono sicura stiano facendo qualcosa di male. E se intervenissero gli adulti, i ragazzi poi mi odierebbero. Non so cosa fare. E se andassi a guardare io, forse mi faranno passare. Davvero? Grazie, Lucy. Sono anche i miei amici. Scoprirò cosa stanno combinando. Bene. Gallina! Ehi, dormi? Sei fortunato che oggi non ci sia il cane del falegname. Il falegname sta lavorando a un altro strumento. Chissà che suono fa. Oh oh! Ho spaventato la gallina. Beh, pessimo. La lira di mamma è venuta mille volte meglio. A chi verrebbe in mente di commissionare un coso simile? Eccoci qui. Il pozzo! Dobbiamo prendere l'acqua. Direi che serve il secchio. Ottieni un secchio. E la corda. Aspetta. Mettiamo qua. E prendiamo l'acqua. Ecco fatto. Ottieni un secchio d'acqua. Bene. E adesso il resto. Ci serve pane, funghi, verdure. Cosa ci fa quella gallina lì sopra? Su questa bacheca vengono messi i manifesti delle persone scomparse. Ogni tanto ne compare uno nuovo. Aspetta, questo è il granaio? Forse è qui che sono nascosti?
Salve! Alt! Non puoi passare, solo i ragazzi più grandi possono. Ma tu non sei tanto più grande di me. Solo i più coraggiosi possono passare. Io sono coraggiosa. Ecco, è che non puoi passare perché sei una ragazza e le ragazze fanno sempre la spia. Posso passare di qua? Potrei scavalcare e spiare cosa combinano. Ma Silver me lo impedirebbe. Ah, si chiama Silver. Di qua sembra esserci il bosco. Non dovrei andare per la foresta, mi sa. È tutta rossa. I funghi! Trovati. C'è il cancello aperto. Che c'è? Non guardare. Ti tenete di guardarci? Era un uccellino. Era solo un uccellino. Ok. Cos'era quello? Un uccellino. Forse era solo un uccello, sì. Ma quel posto non mi piace proprio. La foresta rossa. Quindi adesso che si fa? Ehi, c'è blu! Blu, che combini? Ho fatto un tiro grandioso, ma la palla si è incastrata sul campanile. Oh! Wow, è parecchio in alto. Già, il parroco non c'è, quindi non c'è modo di entrare. Mi sa che dobbiamo dargli una mano. Vediamo un po'. Oh, pane! Ecco il fornaio. Chiuso? Non è ancora aperto. Strano. C'è nessuno? Niente. Però qua esce fumo. Oh, ma c'è! Quello è il panettiere. Cosa sta facendo? Guarda una foto. Sta guardando una foto. Guarda quanto pane. L'odore del pane caldo è buonissimo. Eh sì. Come lo convinciamo ad ascoltarci? Mi sa che è lui che ha perso. Forse il figlio. Sarà quello di cui parlavano i genitori di Lucy. Oh, e questo è tutto il mio mondo. Wow! Un altro adesivo. Bene, si torna indietro. Le verdure e il pane. Proviamo ad andare di qua. Salve! Abbocca qualcosa? Parla piano o non abboccherà niente. Di solito ci siete sempre voi marmocchi a giocare in piazza e con il vostro chiasso non si può pescare in pace. Veramente non c'è permesso urlare, quindi come... Shh! Non parlare così forte! Ok, è antipatico.
Salve? Ciao Lucy, cosa ci fai qui? Salve signora Olivia, la mamma mi ha chiesto di passare da lei. Oh, giusto, le verdure per tua madre. Purtroppo non riesco ad entrare in casa per prenderle. Sono uscita un momento e al mio ritorno era sparito il pomello della porta. Non so come fare. Niente pomello. Chi ha preso il pomello? Dobbiamo aiutare Blu, la signora Olivia e il panettiere. Quindi che facciamo? Secondo me la prima cosa è aiutare lui. Forse. Non mi lasceranno passare di là. Forse c'è qualcosa qui. Vediamo se c'è qualcosa che può essermi utile. Il bucato! Aspetta. Ma prima c'era il bucato. Quando ero piccola rubavo i panni stesi per giocarci. Ah, ora non sono più una bambina. Però queste sono calze elastiche? Beh, forse mi serviranno. Calze elastiche. Non penso si arrabbieranno. Elastiche. Alcuni oggetti si possono combinare tra loro. Qualcosa mi dice che la fionda rotta sta per essere aggiustata. Oh, bene. Abbiamo un'arma con cui difenderci. Vediamo se con questa fionda posso colpire la palla. Presa! Che figata, Lucy! Hai colpito la campana. Falla di nuovo. Don. Fighissimo! Hai ragione. Ottieni una nota. Completato il pentagramma. Canto. Questo è il canto dei bambini. È in grado di suscitare pensieri sinceri nelle persone. Ah, sì? Prova a usarlo su Blu. Si è strappato. Bottoni. Trascina il filo rosso partendo da uno dei tre punti di partenza indicati per iniziare a cucire. Crea un percorso col filo passando in tutte le asole dei bottoni. Ok. Una volta cuciti tutti i bottoni, porta il filo sul pensiero strappato per ricucirlo. Mi sa che devo fare così. Però così. E così. Oh, semplice.
carino! Hanno preso in giro? Sai, Lucy, a me non piace andare sul retro del granaio. Una volta mi ci nascosi per gioco e a un certo punto sentii un ruggito tremendo. Non ho mai avuto così tanta paura. Mi raccomando, Lucy, non restare da sola in quel posto. Anche lui l'ha sentito, quindi, quel verso. Bene. E adesso che si fa? Ah! Forse posso usare il canto con il panettiere. Canta. Bambino che piange? O è lui che piange? Oh! Ecco! Oh! C'è un bottone a quattro asole! Non sa difficile. Forse... Così? No! No! Forse di qua. Così? Ok. Perso nel bosco? Quello era lui. Ah, ha visto tipo un mostro della foresta. Ha avuto troppa paura per andare a cercare il bambino. E ora è disperato. Ma cosa sto facendo? Sono proprio un codardo. Devo andarlo a cercare. Si è svegliato. Oh! Lucy, che ci fai davanti alla porta? Beh, stavo... Oh! Ah, vero, che sciocco! Il pane che avevate ordinato. Te lo porto subito. Ecco qua, ancora caldo. Ottieni il pane. E per farmi perdonare, prendi anche questa. Caramella. Grazie. Quindi la panetteria è aperta? No, Lucy. Temo che oggi la panetteria resterà chiusa. Ho una cosa molto importante da fare. Trovare mio figlio. Ora ti saluto. Dove vai? Vado a cercare Luca. Vai nella foresta? Beh, no. Ecco. Se non sbaglio, tu e tua madre state facendo i preparativi per la festa, giusto? Sì. Forza allora, vai ad aiutarla. Avrà sicuramente bisogno di te. Io tornerò in tempo per la festa. Ci vediamo, Lucy. Però... È pericoloso.
Chissà se tornerà.